Ciao, sono Maurizio Toia di Evocasa. Oggi ti parlo un pochino di home staging. Sai che si dice la prima impressione è quella che conta? Beh, vale anche per le case, indovina un po'. Devi sapere che il cliente che vede foto e video della tua casa in vendita su internet vuole provare delle emozioni, ha bisogno di immaginare la sua vita tra quelle mura, deve sognare i momenti che trascorrerà insieme alla sua famiglia, le serate di festa con gli amici, i weekend di relax che vivrà lì dentro. C'è bisogno però che la tua casa gli permetta di immaginarsi lì dentro. A volte la casa che vuoi vendere non è arredata, o magari ha un arredamento parziale o antiquato e potrebbe non essere adatta a suscitare le emozioni di cui il compratore ha bisogno. E cosa puoi fare? Magari non sei un arredatore o un architetto, potresti non avere il tempo da dedicare a fare i lavoretti necessari e soprattutto ti domandi perché dovresti investire nell'acquisto di arredi e cose per una casa che non vedi l'ora di vendere. Ti rendi conto che potresti aver bisogno di un aiuto esterno. Ma da chi? Noi di Evocasa ci siamo formati e ci siamo attrezzati per aiutarti anche in questo ambito. Ci avvaliamo naturalmente anche della collaborazione di home stager professioniste che operano nel settore della valorizzazione immobiliare, affiancando spesso noi agenti. L'home staging, che letteralmente significa mettere in scena la casa, è una tecnica che, tanto per cambiare, arriva dagli Stati Uniti e serve a dare risalto alle potenzialità dell'abitazione, aumentare il valore e agevolarne la vendita. Lo so che stai pensando, tutto molto bello, ma davvero l'intervento di un home stager può agevolare la vendita di una casa? Guardalo tu, vedi il prima e il dopo, e tieni conto che dopo l'intervento di home staging la percentuale di sconto sul prezzo di vendita di solito diminuisce e la grande maggioranza degli immobili rivisitati da un home stager vengono venduti. In cosa consiste l'home staging? Il primo obiettivo è fare apparire la tua casa più spaziosa e più ordinata, e quindi bisogna sgomberare l'immobile da tutto quello che è superfluo. Il secondo step è quello di spersonalizzare la casa. A differenza dell'architetto, del designer che cerca di personalizzare l'ambiente in funzione dei desideri del proprietario, l'home stager deve rendere la casa il più neutra possibile per attrarre il maggior numero di potenziali acquirenti. Spersonalizzare però non vuol dire che deve creare un ambiente asettico. L'obiettivo è quello di abbellire la casa, studiando la corretta disposizione dei mobili, i colori più appropriati per le tende, i tappeti, lavorando sull'inserimento di accessori per valorizzare l'immobile. Affidarsi a un professionista di solito è sempre la scelta vincente. Noi di Evocasa siamo pronti. Chiamaci.